Di Rimini incontriamo Giovanni De Ponti, amministratore delegato di Made e direttore generale di Federlegno Arredo. Abbiamo una presenza importante dell'industria italiana qui al meeting attraverso ovviamente Federlegno Arredo. Ce ne vuole descrivere le mostre e cosa è stato fatto? Un grande piacere, una presenza eccezionale. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo grande, abbiamo aumentato lo spazio con questa mostra che si chiama L'uomo, la bellezza, il lavoro, in cui vogliamo attrarre l'attenzione di questo gran numero di visitatori che vengono qua al meeting su questi temi, uomo, bellezza e lavoro, che sono i temi che caratterizzano proprio gli imprenditori che fanno parte della famiglia di Federlegno Arredo. E la cosa straordinaria è che vi invito anche a documentare che abbiamo avuto ben 46 imprese che ci hanno voluto fornire oltre 140 prodotti con i quali abbiamo arredato queste due case in legno che abbiamo costruito qua all'interno della fiera. E all'interno della fiera si avvia un percorso in cui vogliamo invitare il visitatore a scoprire, attraverso anche alcuni filmati che abbiamo realizzato, a fare l'esperienza della bellezza. Fare l'esperienza della bellezza anche in una fase in cui vediamo la costruzione di una casa in legno e poi la vediamo anche arredata, così da poter percepire che questa bellezza non è una cosa accessibile soltanto a chi ha il portafoglio gonfio, ma è una cosa accessibile a chi ha un cuore che la desidera e gli occhi per ricercarla. Quindi è una cosa veramente accessibile a tutti, bisogna desiderarla, bisogna volerla. È un processo culturale. È un processo culturale, certamente, ma tra l'altro noi vogliamo documentare attraverso anche la bellezza dei prodotti in cui sono stati esposti, che sono prodotti anche comprabili, a dei prezzi anche accessibili, quindi certo bisogna in qualche modo vivere questa esperienza e dire cavoli, anch'io in casa mia desidererei migliorare il mio ambiente per poter vivere meglio, no? E questo è un po' lo scopo della nostra presenza qui.